Siamo un po' in ritardo, scusate. Stamattina, appreso il veloce cambio di programma, ci siamo ritrovati tutti davanti al museo sulla via Flaminia ad aspettare Matteo Renzi arrivare direttamente dall'hotel dove ha trascorso la notte, anziché dal treno in stazione. Ma dal suo staff nessuna meraviglia, ormai sono abituati ai repentini cambi di programma del segretario del Partito Democratico. In effetti, a giudicare dalle facce anche dei suoi colleghi di partito locali, ma che gravitano nella segreteria nazionale come Matteo Ricci, non traspare meraviglia, sembrano appunto abituati. L'intero apparato locale e regionale del partito è qui ad aspettarlo assieme agli amministratori locali di appartenenza, Cecchetelli, Marchegiani, Fanesi e dal sindaco Massimo Seri nella sua istituzionale funzione di padrone di casa. È sempre un momento importante, il fatto che ci sia attenzione per una città e che si dedichi una tappa a Fano da figure come quella di Renzi, che è già stato Presidente del Consiglio dei Ministri, segretario del Partito Democratico ma candidato a guidare il prossimo governo, è un momento importante, un'occasione anche per trasmettere quelle che sono i fabbisogni e le aspettative che i territori hanno, perché chi governa deve avere la capacità di leggere anche il territorio, di intuire e sapere anticipare. Quindi mi sembra anche un atteggiamento maturo ed intelligente quello di fare un percorso di ascolto e non solo di racconto. Essere in grado di far funzionare realmente. Un tour, quello di Renzi, dedicato all'ascolto e agli appunti. Speriamo che di block notice sul treno se ne sia portati una bella scorta, perché nelle 107 località che toccherà per tutto lo stivale non gli mancheranno certo gli spunti, a cominciare proprio dalle Marche, dove economia e infrastrutture aspettano un impulso che la timida ripresa economica recente non può certo assicurare. Consapevolezza, sembra che siamo un territorio fortemente colpito dalla crisi per le caratteristiche che aveva, che si sta rimettendo in moto, imprese che finalmente vedono un segno positivo, ma ancora tanta occupazione da recuperare. Ed è chiaro che il gap infrastrutturale aiuta e favorisce lo sviluppo, l'insediamento delle imprese. Una terra fatta di persone concrete che hanno avuto la capacità per tanti anni di sostenere l'economia fatta di piccole, piccolissime realtà che con i cambiamenti globali, se venisse messa a disposizione gli strumenti adatti, potrebbe di nuovo rappresentare un volano importante per il paese. La campagna d'ascolto lanciata da Renzi inizia proprio da Fano con due eccellenze territoriali per appuntarsi nel primo dei suoi notes l'innovazione e la ricerca come fonti di sviluppo primarie. E quindi è una tappa importante anche rispetto alla nostra economia, perché sappiamo che dobbiamo fortemente puntare sull'innovazione. Abbiamo per fortuna belle esperienze, belle pratiche da raccontare che possono essere anche di buon esempio per tanti altri.